amici dei fumetti a volte ritornano, e a chi mi riferisco? Non certo agli zombie, ma in particolar modo mi riferisco al mio, diciamo così, amico Leo Ortolani. Voi dovete sapere che Leo, quando lo conobbi, uno degli argomenti più gettonati tra me e lui, e suo fratello ovviamente, era Star Wars, un altro era i Fantastici 4, e insomma, tutto quello che era un po' il mondo, no, che noi amavamo, che continuiamo ad amare. E tant'è che lui, da grande fumettista umoristico, creò la parodia della prima trilogia classica, no? Quella che va dal 77 all'83 di Star Wars, no? Che intitolò con un titolo palindromo, vedete che se voi guardate, leggete al contrario, Raz, Star Raz, si legge Star, no? È questo il significato della parola palindromo. Star Raz, ovviamente, che ha ispirato il suo Ratman, no? Vedete? Topi stellari sarebbe in poche parole, ma in realtà è Raz, è riferito a Ratman. Qualche anno dopo, pur non piacendogli, o perlomeno incontrandolo in una videoteca del centro di Parma, ne parlai con lui, uscì, come voi sapete, tra il 99 e il 2005, uscì la seconda trilogia, quella che viene definita prequel, cioè primo, secondo e terzo episodio. E lui ovviamente non perse l'occasione, nel tempo a venire, di realizzare addirittura tre volumetti, ognuno per ogni film, della nuova trilogia. Quindi Star Raz episodio 1, Star Raz episodio 2 e, lucis in fundo, Star Raz episodio 3. E voi direte, allora è finita qui la storia. No, non è finita qui, perché il grande Leo ha deciso che, siccome nel frattempo la saga di Star Wars ha continuato ed è stata realizzata un'altra trilogia, che io non ho mai nascosto essere quella che amo di più, nonostante che sia un fan della prima ora, ha deciso di fare in sei capitoli la nuova trilogia, e che, appunto, guarda caso, tanto per cambiare, si chiama Star Raz, diviso appunto in sei capitoli. Il primo, che è uscito pochi giorni fa, si chiama Stella. Io devo sempre ringraziare il mio giornalaio gentilissimo che mi porta a casa i fumetti, perché io non esco di casa, perché voglio rispettare le regole. E appunto questo è il primo capitolo di 6, mensile, costa 3 euro, ovviamente in bianco e nero. E vi dico subito che se volete ridere, volete divertirvi e se amate Star Wars, non vi potete perdere neanche questa ennesima terza parodia, diciamo, di questa terza saga. Il prossimo numero, che uscirà appunto ad aprile, si intitola Il male colpisce ancora. Lui fa tutti dei titoli, no, abbastanza simpatici. Per esempio, c'è una citazione all'inizio che dice: c'è pace nella galassia, la guerra è terminata grazie al dialogo, le malattie sono scomparse grazie alla ricerca, la fame è sconfitta grazie agli snack. Queste sono le cose che fa lui, ovviamente. Sapete che lui è un maestro di queste cose. Quindi, se, ripeto, voi volete vedere l'ultima incarnazione fumettistica del nostro Leo, ora che siamo orfani di Ratman, perché sapete che la saga di Ratman è finita, vi consiglio con tutto il cuore di provare a comprarla. Vedrete che se prendete il primo, poi comprerete anche i prossimi 5. Quindi, signori, terza incarnazione parodistica di Star Wars, Star Raz, episodio 1 di 6, appunto, per quanto concerne l'ultima trilogia. Ciao a tutti!